Siamo giunti all'undicesima edizione della Fiera regionale dell'Eccellenza che si svolge nella città di Fasano presso il centro commerciale Conforama. Riparte questa nuova edizione, riparte una nuova edizione e ne parliamo con l'organizzatrice dell'evento Arianna Lo Russo. Una nave che riparte con tante novità, quali sono quelle di questa edizione? Le novità ribadisco che comunque sono tantissime, elencarle non basterebbe comunque questa ripresa e invito tutti i visitatori a comunque constatare di persona quelle che sono le novità dell'offerta, le novità dell'estrazione regina di fiori, le novità che possono essere anche gli intrattenimenti musicali, gli intrattenimenti vari anche per i bambini, la zona giardini che è meravigliosa, è un'area proprio dedicata a quello che è il tema dei giardini di Babilonia. Bisogna ringraziare questi grandi vivai che hanno realizzato queste vere e proprie opere d'arte. Poi abbiamo anche la zona del padiglione sposi che è molto elegante, molto raffinata, dedicata a tutte le coppie che comunque vogliono affrontare il discorso del matrimonio e qui hanno una vasta scelta per quanto riguarda le strutture e gli accessori per il matrimonio. L'altra novità potrebbe anche essere che ci sono aziende che provengono da fuori regione, da fuori nazione, come la Tunisia, la Francia, prodotti molto particolari, molto innovativi, offerte grandiose, visto comunque il periodo che stiamo affrontando, che è quello della crisi, loro comunque stanno andando incontro a quelle che sono le esigenze dei visitatori. Commercio, artigianato, agricoltura, edilizia sono solo alcuni degli elementi che rendono questa realtà un punto di riferimento fondamentale per un'economia locale e non solo. Qual è il valore aggiunto per chi partecipa a questa realtà del territorio? Beh, diciamo che comunque partecipare a questo evento sia modo comunque di innescare dei meccanismi commerciali più vantaggiosi. Oltretutto, sempre parlando del periodo che stiamo affrontando, che è la crisi, magari per il visitatore può essere conveniente visitare la fiera perché c'è l'offerta, per l'azienda invece è un modo per far conoscere l'offerta, per acquistare dei territori nuovi. Chi ha sostenuto questo progetto e in che termini? Diciamo che il Comune di Fasano ha dato una grossa collaborazione, una grossissima mano in questo. Difatti il portale è stato realizzato interamente a spese dell'amministrazione comunale di Fasano. E il portale che abbiamo creato è molto imponente, molto importante, riporta appunto quello che è il logo e la scritta del Comune di Fasano. Per quanto riguarda il resto non è altro che diciamo una serie di collaborazioni quali lo Zoo Safari, altre aziende che comunque hanno aiutato nell'allestimento, pavimentazione, scenografie varie, nonché anche abbiamo avuto l'adesione di associazioni di volontariato e quindi la Fiera dell'Eccellenza diventa anche beneficenza e in questo caso si dà anche una mano a chi diciamo rispetto a noi è stato meno fortunato. In questo caso abbiamo l'associazione Vittime della Strada e Viaggiare Disabili, che sono appunto nella zona 270 vicino alla lotteria Regina di Fiori e lì magari un visitatore può tentare ulteriormente la fortuna facendo un'offerta a queste associazioni e riceve più schedine. Qual è il motto che vi accompagna in questa avventura? Ciò che sappiamo fare bene possiamo farlo meglio insieme. Lavorare insieme è un successo e restare uniti è un progresso. Fiera dell'Eccellenza.